Richard? Io disapprovo in pieno il tuo comportamento. È a dir poco abominevole. Ma come fai a essere così giovane? Beh, è una fase della vita, non richiede la minima abilità. Ma non è eterna. Rispondi a questo. Te lo ricordi che quando avevo 25 anni mi amavi alla follia, vero? Non ha senso. Vuoi spiegarmi che succede? Sei tu che me lo devi spiegare. Quando mi hai avvisato che in vecchiaia ti saresti comportata da schifo? Hm? Ecco, guarda come mi hai ridotto. Questo mi addolora, ma pensavo che avessimo un tacito accordo. Ah, sì? Ti giuro che non immaginavo che dessi tanto peso alla fedeltà. Ferma. Richard, ho bisogno di pensare. Non ci riesco se non sono sola. E anche tu hai bisogno di riflettere, questo lo sai bene. Non capisci che sono preoccupato? Ora credo che tu sia fuggita con quella Strabull. Sto immaginando il peggio. Ed è una grossa sciocchezza. Come puoi ben vedere, non sono fuggita con nessuno. Sono nell'hotel di fronte a casa nostra per chiarirmi le idee. Mi stai lasciando? Tu mi hai quasi cacciato. Ehi, dammi modo di raggiungerti. E ricuciamo il rapporto con delle solide promesse. Fammi un cenno dalla finestra. No, non tentare di fregarmi. Non sta scritto da nessuna parte che la notte non porti consiglio a tutti e due.